Ciao a tutti! Oggi, venerdì 4 novembre, parleremo molto velocemente delle frasi a V, chiamate V-bit. Ho deciso di fare questo schema illustrativo anche perché tante volte capita anche a me di dover fare due conti e diventa un po' complicato. Quindi ho detto, beh, perché no? Mi faccio questo schema e poi lo condivido con voi. Allora, io ho fatto quelle che si utilizzano di più, questo schemino per queste sei frese. Abbiamo i 10 gradi, i 30, 45, 60, 90 e 120. Allora, prendiamo come esempio, che è un conto molto più facile, la fresa a 90 gradi. Allora, questa fresa a 90 gradi, giustamente, vedete le righette rosse, è l'affondo. Ogni millimetro, ogni riga corrisponde a un millimetro e di fianco in blu è riportata cosa succede, che larghezza otteniamo in base alla profondità. Se noi andiamo sotto il nostro piano, zoomiamo ancora di un millimetro, eccolo qui, vedremo che avremo una larghezza di 2 mm. Se andiamo giù di 2, perché questa a 90 gradi è molto facile, senza andare con i numeri come quella dei 60 gradi più complessi, velocemente, se andiamo giù di 10 mm avremmo una larghezza di 20 mm. Ok? Per i 60, anche per i 120, andando giù di 10 mm avremmo una larghezza di 34 mm, sempre giustamente che la fresa lo permetta. E così via anche per le altre angolazioni. Quindi questo bellissimo schemino ve lo lascio in descrizione, dove potrete fare il download da Google Drive. Che così, difatti, appena ho un minuto anch'io me lo stampo e me lo metto in laboratorio perché è molto utile. Vi faccio vedere velocemente con Vectric la diversità e la profondità su un pezzettino di legno. Quindi cambiamo pagina. Ho fatto qui, ho disegnato sei linee semplici, un foglio, un piano di lavoro 200x200, ma quello non cambia. L'importante è farvi vedere la diversità. Noi andremo a fare una profilatura sul centro. Come profondità lasciamo 5 mm, giusto che si veda. Iniziamo, selezioniamo quella da 10, selezioniamo la riga e facciamo calcola. Poi andiamo in giù, chiudiamo sempre profilatura, cambiamo fresa, mettiamo quella da 30, seleziona, calcola. Dopo vi farò vedere la simulazione. Chiudi. Profilatura, selezioniamo questo, da 30 andiamo a 45, seleziona, calcola. Ok, dopodiché faremo la 60, aspetta che devo selezionare il profilo, la 60, seleziona, calcola, poi ci resta la 90 e la 120, quindi faremo seleziona. Abbiamo detto la 90, seleziona, ok, e l'ultima, la 100, poi ci sono anche quelle da 150, ma per questo, in questo caso non voglio metterla. Eccola qui, calcola, fatto. Adesso faremo un'anteprima di tutti i percorsi. Eccolo qua, quel materiale lasciamo giallo, ve lo giro e da qui vediamo quello che vi avevo detto, tutte alla stessa profondità, quindi 5 mm di lavorazione, vediamo il solco che è veramente diverso. Eccolo qua, nulla di più. L'unica cosa, diciamo, che il principio che volevo condividere era proprio quello del file, che se uno avesse la necessità, dovesse usare una fresa a 60 gradi e dice sì, la lascio fuori 5 mm, che profondità,
che larghezza del solco o della profilatura o dell'incisione avrò? Con 5 mm avremo una larghezza di 5,77. Se lo facciamo con quella da 120 gradi, 5 mm avremo 17, quella da 90 è la più facile perché basta moltiplicare per 2, farà 10, quella da 30 gradi, 5 mm sarà larga 2,68, quella da 45 sarà 4 mm, la vediamo, quella da 45 è 1, 2, 3, è questa qui, scusate, eccola qui, questa qui sarà larga 4 mm, eccoci qua. Spero che vi sia stato utile questo, o che vi sarà utile in laboratorio questo schemino. Grazie a tutti per la visione, se avete voglia iscrivetevi, tante care cose e statemi bene. Ciao a tutti!